Rosina, può andare al tiro Rosina il palo. Bentornati gamers sul canale di Giochi Next Gen. Siamo tornati ragazzi oggi su PES 2016 e siamo come vedete nella Master League. Che ragazzi, allora, dopo l'ultimo pareggio con l'Avellino andiamo avanti e vedete il 29 abbiamo la sfida contro il Catania. Ma ragazzi, c'è stato l'annuncio del miglior giocatore secondo la UEFA e ovviamente ha vinto Lionel Messi. Ma ragazzi, dopo aver visto la premiazione di Messi ho avuto due offerte per Guarna e De Luca. Vedete qui mi hanno praticamente offerto 526.000 euro per Guarna e ci sono due squadre in contatto per Guarna, il Block Rose e Alasherog, non so che squadre siano. Comunque ragazzi, io direi che rifiuto per entrambi, perché come vi ho detto qui mi hanno offerto 2.300.000 euro per De Luca, però ragazzi rifiuto perché la squadra del Bari è già forte così com'è e non voglio assolutissimamente depotenziarla. Ok ragazzi, abbiamo ricevuto un'altra offerta anche per Jakimovski di quasi 5 milioni di euro e vedete infatti il dottore Tosserotto mi dice che può dare un contributo alla squadra, riflette attentamente prima di rispondere all'offerta. Io ci ho già riflettuto e ragazzi, come vi ho già detto, non vendo nessuno, voglio avere la squadra bella forte per andare subito in Serie A, cioè puntare subito a vincere la Serie B. Ok ragazzi, siamo giunti finalmente alla partita contro il Catania. La mia formazione è quella di sempre, con Maniero, De Luca, Rosina, Romizzi, Valiani, Defendi, Gemi, Tirata, Di Cesare, Doncor e Guarna. E poi c'è il Catedoluna, sarebbe il Catania, e hanno giocatori tutti con i nomi strani. Eccoci qui ragazzi, giunti alla partita contro il Catania, vediamo subito come va. Il Catania che prova subito a invasire un'azione d'attacco. Bella finta, poi il tiro fuori. Maniero, facciamoli provare il tiro. Maniero, Maniero dentro, è libero Maniero, può provare il tiro fuori. Rosina, può andare al tiro Rosina, il palo, schiena del portiere, nulla da fare ragazzi. Qua attenzione a Valiani, bravo anche Valiani a recuperare palla. Valiani, doppio contrasto, Valiani di cattiveria proprio. Rosina dentro, attenzione per Maniero, 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 fermato. Due difensori, un portiere per fermarlo ragazzi, vi dico solo questo. Finisce il primo tempo. Ragazzi, un primo tempo molto molto equilibrato, 0-0 giusto, partita abbastanza complicata. Rosina, Maniero, Maniero ha visto lo scatto di De Luca. De Luca è solo, tiro, gol di De Luca. Siamo passati in vantaggio. E allora vai con la seconda su Canza, 1-0 per noi, la zanzara appunto. Maniero, verso ancora, verso De Luca. De Luca ha anticipato all'ultimo secondo. Rosina per Maniero, Maniero al tiro, il gol, il gol. Raddoppiamo, raddoppiamo. Così cazzo, 2-0 per noi. Grande Riccardo Maniero. Nel primo gol ragazzi me l'ho dimenticato di lasciare dei play, questo ve lo faccio rivedere. Rosina, scappo, Maniero, e da qui non può sbagliare. 2-0 per noi. Boateng, attenzione, pallone dentro per Rosina, che va al tiro, fuori di pochissimo ragazzi. Si ostacolano i due, alla fine diamo palla al Catania. Prendete, questo è un pallone ragazzi regalato, veramente regalato. Per fortuna che ha sbagliato tutto. Qua ancora il pallone per il Catania, miracolo di Guarna, miracolo di Guarna. Di Cesare, superato Di Cesare, il tiro fuori ragazzi. Catania sta attaccando, sovrasta tutto, attenzione. Bello il pallone di Maniero, perfetto per Rosina. Rosina ancora, prova il tiro a giro, Rosina, gol. 3-0 per noi. Rosina, e sono 3, sono 3. Ecco qua ragazzi, esultanza con la mazza da colpo. Palla in buca d'angolo, grandissimo gol ragazzi. Guardate che bel lancio Maniero, veramente ragazzi millimetrico. Guardate poi lo stop di Rosina, delizioso, finta rientrare e poi ragazzi un tiro a giro facile facile. Ecco qui, finisce qui la partita ragazzi, partita
Dal risultato bugiardo, di verità, 3-0, sì, abbiamo giocato bene, ma il Catania vi posso garantire che ha creato ed è stato molto pericoloso. Comunque, altri 3 punti incanalati. Ma ragazzi, siamo arrivati nell'ultimo giorno di calciomercato e qui continuano ad arrivare offerte. Questa è per Guarna, vedete, 378.000 euro, e quindi, come vi ho già detto, no. Poi ragazzi, qua è arrivata un'offerta per Rosina di 4 milioni. Con tutto il rispetto, ma Rosina è veramente un intoccabile. E infine è arrivato uno anche per Sissoko di 7 milioni. Ragazzi, questo qua è una buona offerta, ma io vi ripeto, non voglio depotenziare la squadra neanche di un singolo elemento, perché preferisco puntare, insomma, alla Serie A. Ma ragazzi, siamo giunti alla miglior squadra del mese di agosto. E guardate qui, l'attacco è Maniero Rosina, il nostro. Centrocampo Romizzi Defendi, il nostro. E invece per quanto riguarda la difesa non c'è nessuno dei nostri giocatori. Però ragazzi, Rosina, Maniero, Defendi, Romizzi, 4 elementi su una squadra di 11, insomma, è una gran cosa. E mi piace anche molto che mettono la miglior squadra del mese, un'altra grandissima figata della Master League di PES, che mi sta veramente veramente meravigliando. Stupenda. Ok, vi aggiorno su quello che è successo. Allora, si è chiuso il calciomercato, quindi sono stati scalati i soldi degli stipendi. Infatti vedete ora che i fondi squadra sono solo di 3 milioni rispetto ai 12 milioni che avevamo prima. E non so se vi ricordate, io ero andato alla ricerca di un attaccante argentino. L'osservatore mi ha dato ora il rapporto e mi ha segnalato questi due qui: Benitez, che dovrebbe essere un esterno sinistro, ha 22 anni, alto 1,83, è stile di gioco senza palla ed è in miglioramento. E Mas, che è un attaccante, un SP, dovrebbe essere una punta, quindi centrale, non lo so bene tutti i ruoli. Comunque ha 24 anni ed è alto 1,80. E ragazzi, la probabilità di ingaggio è molto alta, però io per ora non sono interessato. Ok, allora eccoci giunti nella seconda partita contro LB Azzur, che ho visto e sarebbe in realtà il Como. Ok ragazzi, ho rivoluzionato totalmente la squadra, ho voluto dare l'opportunità ora di provare nuovi giocatori per far anche riposare quelli, insomma, che giocano sempre. Quindi ho messo Boateng in avanti con Sansone, Rosina, l'unico che ho lasciato perché ha fatto una grande partita insieme a Guarna, il portiere. Poi a centrocampo Williams, il brasiliano che mi ho preso in prestito, Mina alla Dezzi. E poi in difesa del grosso Rada, che è un altro che è rimasto, pilastro della difesa, Tonucci, Sissoko e, appunto, come vi ho già detto, Guarna. Eccoci giunti ragazzi, siamo in trasferta. Vediamo come va questa partita qui. Profitto ragazzi questa volta a puntare sulla velocità. Boateng il tiro. Attenzione il Como, fuori di pochissimo. Però palla, allora la Rosina dentro. Ancora verso Boateng il gol. Boateng. Boateng. Kingsley. Boateng. E passiamo in vantaggio. Ferma tutto. Allora subito Rosina. E Boateng ragazzi fa della velocità il suo punto di forza. Ancora Boateng, gol 2-0. 2-0. Eccolo qua, col cerchio ragazzi. Distanza completa. Boateng anticipato. Toglie palla Boateng, scatenato Boateng ragazzi. Boateng al tiro, parata. Attenzione ragazzi qua. Proviamo la bomba da fuori con Sissoko. Deve intervenire il portiere. Grande tiro di Sissoko. Qua diamo dentro palla a Sansone, che per ora non si era ancora visto. Sansone. Facciamo di provare un tiro a giro. Ancora Sansone, la palla rimane di gol. 3-0 per lui. Facciamo di provare soltanto uno qua. E finisce qui ragazzi il primo tempo totalmente dominato da parte nostra. Un Como pericolosamente in avanti. Attenzione, che è solo Guarna, è grande intervento. E poi la palla che rimane lì, sulla linea. Qua ancora il tiro, fuori di pochissimo. Il Como poteva accorciare le distanze. No, qua ragazzi ho sbagliato del tutto. Grande recupero di Rada. Grandissimo recupero di Rada ragazzi. Pallone per Sansone ancora. Sansone, allora Sansone, il tiro, il gol. Il gol ragazzi, 4-0 per noi. E finisce qui ragazzi il secondo tempo. La partita più facile da quando è iniziato la Master League è stata questa. Il Como ragazzi, veramente squadra poco compatta in avanti, inesistente in difesa, non a centrocampo, quindi non ho avuto problemi. Questo ragazzi è i tiri, 10 io e solamente 4 loro. Ok ragazzi, questa è la classifica aggiornata. Come vedete siamo saliti al secondo posto a 10 punti.
il Cagliari, SR Blu Red sarebbe il Cagliari, è primo a 12, quindi siamo all'inseguimento del Cagliari. Ok ragazzi, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un bel like per supportare questa massa di che a mio parere è stupenda, commentate ragazzi per dirmi giovani che si sviluppano bene che potrei acquistare, darmi consigli, la squadra visto che sta crescendo. Ragazzi mi raccomando commentate qualsiasi cosa, perché il vostro commento per me è molto importante, molto prezioso, anche perché così mi sostenete, quindi sono ancora più incoraggiato a fare meglio. Condividete il video se non avete fatto, ragazzi, iscrivetevi al canale, consigliate ai vostri amici. Come sempre qui sotto ragazzi trovate tutti i miei social network, Facebook, Twitter, Instagram, Telegram e Snapchat, quindi ragazzi mi raccomando passate anche dai miei social network sotto in descrizione. Ragazzi, qui da Angelo Nero 83 è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao gamers!